No, veramente è stata una, sì, una un'emozione vedere che tante persone, anche da lontano, ma comunque sembra che ti siano vicini. Sì, io... Così Papa Francesco commenta i gesti di solidarietà dei tanti aretini che si stanno prodigando in queste ore per la sua famiglia. Lui e la moglie Francesca, una giovane coppia originaria di Napoli ma residente ad Arezzo, stanno affrontando giorno dopo giorno la malattia dei loro due bambini in tenera età, entrambi autistici. Il caso è stato sollevato dall'Associazione Autismo Arezzo. Per la prima volta è stato seguito dalle telecamere di Rai 3 con un servizio andato in onda nel TGR della Toscana. Poi l'appello attraverso il nostro sito, che sta facendo fioccare alla nostra redazione offerte di aiuto. I bimbi devono seguire una dieta particolare, i bisogni sono tanti, tra cui anche quelli relativi all'acquisto di prodotti alimentari specifici. Tra le cose che servivano c'era anche un computer e una stampante per la terapia. Questi, per fortuna, dovrebbero arrivare a giorni. C'è qualcuno che comunque ci sostiene e ci tende la mano, in primis l'associazione, e poi, come diceva lui, tutte queste persone che veramente, ecco, lui prima ha già detto tutto, io però ci tenevo a dire che ieri mi ha chiamato una mamma e è stato bellissimo perché mi ha detto: guarda che non sei sola ad avere problemi, io se vuoi ti ascolto, ci sono. Quindi voglio dire, è stato veramente fantastico trovare questo. Non ci sono parole, davvero, sia per l'associazione che proprio per questo cuore caldo di tutte queste persone che... Cioè, non ho parole, davvero. Intanto è previsto per la prossima settimana un incontro con i servizi sociali del Comune di Arezzo, sollecitato dall'assessore alle politiche sociali Lucia Tanti, per garantire alla famiglia un percorso più strutturato di assistenza. L'aiuto più grande però rimane il lavoro. Il papà sta cercando un impiego notturno perché per ora di giorno è impegnato nella cura dei piccoli. Questa è la cosa che ci preme di più, che lui trovi un lavoro, ma piuttosto che io, insomma, che avessimo la possibilità di poterli aiutare veramente.